Beh, senz'altro è un titolo molto significativo che è stato pensato in relazione proprio all'oggetto e al tema di queste due giornate. Per infanzie movimentate pensiamo a appunto questi ragazzi, adolescenti che arrivano nel nostro paese e stanno affrontando una doppia transizione, la transizione appunto dall'infanzia all'adolescenza, che è un periodo critico per tutti i ragazzi che affrontano questo momento del ciclo di vita naturale, e i bambini migranti, i ragazzi migranti affrontano una doppia transizione che appunto è legata sia al ciclo di vita ma anche all'arrivo in un nuovo paese. In questo momento, se è vero che il numero degli sbarchi è significativamente diminuito rispetto agli anni precedenti, è anche vero, è importante riportare il fatto che le condizioni in cui arrivano le persone che sbarcano è notevolmente peggiorato, dovuto al prolungarsi della detenzione, della permanenza in centri di detenzione libici. Sempre di più troviamo vittime di tortura con segni evidenti sui loro corpi, di torture, di violenze, anche di abusi sessuali. E abbiamo ritenuto necessario e fondamentale quindi aggiungere al classico team formato da mediatori, infermieri e medici la figura dello psicologo, psicoterapeuta per le cosiddette ferite invisibili, per prendere in carico. Vengo dalla Sardegna e l'esperienza che porto riguarda il lavoro di collaborazione che da anni è consolidato tra l'Università di Sassari e la Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione Sardegna. In particolare il lavoro che stiamo portando avanti si iscrive nelle misure di intervento di accompagnamento all'autonomia per i minori stranieri non accompagnati. È l'accompagnamento all'autonomia, quindi, che va a riguardare la fascia d'età 18-25 anni, che altrimenti perderebbe anche la possibilità e l'opportunità di usufruire di tutte quelle misure di intervento e di supporto che terminano col compimento della maggiore età. Beh, sicuramente l'approccio multidisciplinare è un approccio che caratterizza fortemente il dottorato di cui facciamo parte appunto come studenti, che appunto ha un carattere proprio interdisciplinare per permettere di affrontare una serie di tematiche da diverse prospettive. Cercando di coinvolgere anche fra i relatori e le relatrici sia persone che vengono dal mondo dell'accademia, sia persone che vengono dal mondo dei servizi, proprio per mettere in contatto e in dialogo questi due mondi che lavorano insieme, si occupano dei stessi temi, ma spesso non si parlano e non si confrontano.